struttura che doveva essere sostanzialmente provvisoria, è 8 anni che è qui, quindi ci sono delle procedure che chiaramente non sono adatte per periodi di permanenza lunghi e chiaramente sono molto caldi, per esempio d'estate. E poi in questo momento ci sono anche tante persone, visti i flussi che sono arrivati, quindi sono più di 260 persone che sono presenti, per cui per esempio anche le strutture come i bagni o la scuola sono un po' in difficoltà. Però abbiamo visto anche tanta voglia di fare bene, nel senso che gli operatori stanno cercando di fare il possibile per integrare queste persone, per cercare di dar loro una possibilità e inserirli nel mercato del lavoro. È chiaro che il lavoro da fare tanto, ma so anche che ci sono dei progetti per il futuro di poter anche cambiare queste tensostrutture e sostituirle con edifici che siano più accoglienti. Per ciò che abbiamo visto oggi, personalmente io ho notato una discrasia forte. Da un lato delle persone, degli operatori che ce la mettono tutta per garantire comunque la tutela dei diritti umani, per garantire comunque un percorso che sia non soltanto formativo, lavorativo, ma anche proprio di inclusione, soprattutto di inclusione sociale, che è poi un obiettivo importante che spesso viene dimenticato, ci si concentra solo sulla prima accoglienza, ma è così. Ci si dimentica magari dell'importanza dell'inserimento lavorativo, sia per evitare situazioni di ghettizzazione, sia per evitare anche tensioni sociali sul posto. E qui sono in itinere diversi percorsi che però non collimano con il lavoro che poi si fa a livello governativo, perché stiamo ascoltando in questi giorni come l'intento sia quello di accelerare le procedure di espulsione per coloro che arrivano dai paesi terzi cosiddetti sicuri. Qui in questa struttura sono presenti diverse persone che arrivano da paesi terzi individuati come sicuri, parliamo del Senegal, della Nigeria, ma anche della Tunisia stessa, che hanno magari già intrapreso dei percorsi lavorativi regolari con contratti di lavoro regolari, eppure si ritroverebbero espulsi perché magari nei loro confronti si applica questa procedura accelerata. Ma poi in buona sostanza, ecco, in termini proprio pratici, che cosa significa espellerli? Significa dargli un foglio di via in cui li si invita a rientrare nel proprio paese di origine e li si abbandona per strada sostanzialmente, perché non hanno più diritto a restare in un centro di accoglienza, né chiaramente non hanno mezzi di sostentamento dal punto di vista del vitto perché non hanno una posizione regolare per rimanere sul territorio. Quindi paradossalmente in questo modo si alimenta anche una situazione di abbandono e lasciando queste persone anche come facili prede della criminalità organizzata. È un peccato perché purtroppo invece ci dovrebbe essere un tipo di gestione completamente diverso che magari tenga conto del lavoro che si fa a livello locale e magari anche garantire delle situazioni dal punto di vista proprio strutturale più dignitose, perché mantenere in piedi, come diceva la collega Sabrina Pignedoli, mantenere in piedi una tensostruttura, una tendopoli come questa per 8 anni non è dignitoso, perché al netto degli sforzi che possono fare gli operatori per garantire comunque un'accoglienza quanto più possibile inclusiva, ecco, vivere in queste condizioni è proprio lesivo della dignità umana. Quindi le vostre proposte dopo la visita per questa struttura? Io ritengo che semplicemente la proposta dovrebbe essere quella di innanzitutto un invito dal punto di vista politico all'amministrazione comunale a magari non essere, non fare della propaganda contro, ma far capire che garantire delle condizioni di accoglienza e di alloggio più dignitose va nella direzione sia di tutelare i diritti dei richiedenti asilo e sia anche di garantire una migliore inclusione sociale per le popolazioni che accolgono. La proposta è quella di smantellare questa tensostruttura, individuare delle infrastrutture che possano accogliere i richiedenti asilo e riprendere un tipo di accoglienza diffusa che invece purtroppo è stata abbandonata, che è molto più idonea sia in termini di controlli sia in termini di inclusione sociale.
Se posso aggiungere dal punto di vista dell'amministrazione, come consigliere più adesso, questa... Tutto perché devo contribuire, sì. Qua, vediamo, perdonate.